Questa è la vista di Lisbona, non so se si vede abbastanza bene, comunque vabbè, ho aspettato di rientrare in albergo prima di fare balza sul campo, quindi balza sul balcone, guardate un po', c'è un bello strapiombo qua, vabbè, e balza sul balcone, e balza che tra un po' però rientrerà nella stanza perché fa un po' freschino. Allora, che dire di questa partita? L'abbiamo commentata poco fa con Claudio Marchisio, abbiamo detto che possiamo archiviarla come la partita del grande rammarico, ma anche che non si può archiviare assolutamente nulla di questo turno, perché tutto è aperto. Marchisio mi ha detto, secondo me è stata la partita più bella della Juve in Europa, almeno di quelle giocate quest'anno, un salto sicuramente di qualità, un salto di mentalità a livello europeo. Manca ancora un po' l'esperienza, cioè stare attenti a certe situazioni, specialmente quando ci sono in campo giocatori dotati di una particolare qualità, come nel caso di Lima, ed è abbastanza inspiegabile che Jorge Jesus non l'avesse impiegato prima, meglio per la Juve sostanzialmente. Insomma, è bastata una giocata di questo giocatore per riportare la vittoria in casa del Benfica, una vittoria a mio avviso assolutamente non meritata da parte dei portoghesi, perché certamente è stata la Juve a fare la partita, soprattutto nel secondo tempo, ha preso molto coraggio, ha capito di potercela fare, ha capito che assolutamente non era inferiore a questo Benfica, e direi che tutto questo comunque è confortante, perché è vero che il risultato fa la differenza, è vero che la Juve deve segnare almeno un gol nella partita di ritorno, ma al di là del fatto che non sarebbe cambiato nulla, secondo me, nell'atteggiamento della Juve nella partita di ritorno, anche qualora questa partita fosse terminata 1-1, c'è la prestazione a confortare, come ha detto anche, come ha sottolineato Antonio Conte, una prestazione assolutamente positiva da parte dei bianconeri, che stasera giocavano in giallo, ma comunque bianconeri sono, e quindi questo fa ben sperare, insomma, per la partita di ritorno. Qualche sbavatura, qualche indecisione, qualche imprecisione nell'ultimo passaggio, e io credo che questa partita poteva terminare anche col punteggio di 2-2. Poi Marchisio ha avuto un'occasione per pareggiare, è stato bravo Arthur a respingere, a chiudere lo specchio della porta. Insomma, però sul piatto della bilancia, al di là del risultato, che è ribaltabile, come si dice in questi casi, senza che, insomma, all'aggettivo ribaltabile si prestino altre interpretazioni, al di là di questo c'è una Juve sicuramente all'altezza di questa situazione, una Juve che adesso si trova alla stretta finale, deve portare a casa gli obiettivi, provare a portare a casa tutti e due gli obiettivi, o quantomeno, insomma, uno solo. Ci sarà in vista la partita col Sassuolo, i giocatori garantiscono che assolutamente d'ora in avanti, o meno fino a lunedì, il pensiero sarà esclusivamente rivolto alla partita col Sassuolo, a prescindere da quello che sarà il risultato della Roma contro il Milan, e poi, insomma, nuovamente testa e concentrazione massima alla partita di ritorno col Benfica, che ripeto è una partita abbordabilissima da parte della Juve, perché il Benfica non è stato assolutamente superiore. Si giocherà a Torino, allo Juventus Stadium. Conte indubbiamente chiederà la bolgia, ma credo che non abbia bisogno di chiederla, visto che lo stadio è già esaurito da tempo. Insomma, ci sono tutte le premesse, a mio avviso, per assistere ad una partita bellissima giovedì prossimo, e soprattutto tutte le premesse perché la Juve ce la possa fare. Poi magari, se mi tiro addosso in questo momento delle sfighe per quello che sto dicendo, vabbè, sarà il campo eventualmente a smentirmi. Comunque io penso che ci sia grande fiducia adesso, al di là di tutto, nell'ambiente bianconero, grande consapevolezza dei propri mezzi, e quindi, insomma, credo che il passaggio del turno sia alla portata di questa squadra. Io direi che possiamo terminare qui. Devo salutare però un amico che ci guarda dal Canada, Rocco Fasano, l'ho visto su Twitter, ci segue addirittura dal Canada, quindi ciao Rocco, tu a tua volta hai salutato Meg, ciao Meg, come ben sai, come ben tutti sanno, non può esserci balza sul campo senza ciao Meg, che arriva anche da Lisbona, anche se abbastanza d'albergo. Insomma, Meg, perdonaci, avrei voluto magari farlo con un altro panorama, ma insomma, di notte non si vede molto. Ciao Meg, ciao a tutti, alla prossima.